arrivato il momento della verità e adesso ci siamo, perché adesso le chiacchiere della vigilia stanno per lasciare spazio al campo, alle emozioni, a uno spettacolo che ci immaginiamo possa essere veramente all'altezza di questa meravigliosa cornice di pubblico. Ovviamente noi seguiremo tutto live su EA Sports, che è, come sapete, la casa del grande calcio. Chi avrà la meglio? Rimanete con noi per scoprirlo. Stadio gremito, clima di festa, scenario ideale per una partita bellissima. La speranza è quella di assistere a uno spettacolo davvero all'altezza. Vi danno il benvenuto Pierluigi Pardo e Lelia Dani di nuovo insieme per raccontarvi l'emozione di questo match. Squadre in campo per questo match di club. Match che promette gol e spettacolo. Un saluto a te Pierre e agli amici a casa. Ne ho viste commentate tante di partite, ma ogni volta è come se fosse la prima. Non vedo l'ora di iniziare. Palla lunga sul secondo palo. 1-0, c'è il gol del vantaggio. Rivediamo l'azione del gol nato sugli sviluppi di questo cross. Un gol facile facile, da sotto misura. Nulla da fare per il portiere. Va con il suggerimento profondo. Ha spazio per andare. Palla troppo lunga, sul problema per il portiere. Sbagliato qui il passaggio, pallone irraggiungibile. Daccio fuori misura del portiere, dunque sarà fallo laterale. Tempismo perfetto, ferma l'azione avversaria. Sale l'internazionale. Spezzano senza difficoltà il tiki-taka avversario. Bale. L'idea era buona, ma ha dosato certamente male la forza. Contrasto efficace. Cerca la rete e c'è un altro gol. Vogliono chiuderla. Vantaggio che sale a +2. Match che riprende. Hanno allungato portandosi sul 2-0. La gioca lunga, l'idea non è male. Pallone gestito male. Palla molto interessante. Può segnare da lì. Sta per farne un altro, ma il portiere ha detto di no. Lui si è lasciato sorprendere legandogli la gioia del gol. Portiere che si supera su questa girata di testa. Ozil, lettura perfetta e palla recuperata. Si affida al lancio lungo qui. Cross lungo sul secondo palo. Dio, non è un granché. Palla persa. Buono il contrasto.
c'è il movimento senza palla. Alza la parabola, buona idea. Lo salta di netto. Fruttano male questo tiro dalla bandierina. Brutto questo cross, palla irraggiungibile. Cerci. Va su il pallone intercettando il passaggio del portiere. Prova a superare la difesa col tocco aereo. Interviene e mette il pallone in corner. Ottimo il recupero, riconquista palla. Palla in fallo laterale. Capisce tutto e recupera un pallone pericoloso. A girare la difesa con questo pallone, prova a metterla in mezzo, non riesce a spazzare. Palla profonda questa, può rimettere in piedi la partita. Attenzione, il gol, accorciano le distanze. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Non fischia il fallo, ma c'è il vantaggio. Gioca la palla dietro, si immola su questo tiro, calcio d'angolo a disposizione dell'International. Bravo il portiere a dire di no. Avanza sulla tre quarti. Può bastare, dice l'arbitro, si chiude il primo tempo. Eccoci qui pronti per il secondo tempo. International che possono gestire un gol di vantaggio. Prova a sorprendere la difesa con un lancio profondo. Occhio al suggerimento. Ha scelto bene il tempo. Recupera il portiere nonostante il tentativo di pressing. Prova ad alzarla per scavalcare la difesa. Il portiere chiude la propria porta. Attento qui il difensore che allontana. La mette sul palo lontano. E c'è il gol, aumenta il vantaggio. Il replay del gol evidenzia il cross calibrato alla perfezione. Bisognava solo spingerla dentro da lì. Non è dovuto nemmeno saltare per metterla alle spalle del portiere. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Cerca una traccia aerea. Sale il pressing, allora tocco prudente al portiere. Tenta l'imbucata qui per il compagno. Gran palla, pericolo. Buon intervento
del portiere sul cross. L'arbitro ha visto il fallo, ma concede il vantaggio. Suma il vantaggio, l'arbitro torna sui suoi passi. C'è il calcio di punizione. Lo ferma, ma non controlla. Inserimento interessante, poteva nascere qualcosa di interessante. Attenta la difesa, l'arbitro assegna il fallo laterale. Brutto questo intervento da rosso, vediamo cosa decide l'arbitro. Alza la parabola, buona idea. Allontana il difensore su questo tiro. Palla che resta in campo, ha dovuto impegnarsi qui. Brutto possesso dell'International. Si riprenderà con la rimessa laterale. Riescono a recuperare il possesso. C'è campo per andare, attenzione. Palla messa dentro. Allontana quel pallone. Palla interessante. Passaggio intercettato, palla recuperata. L'alza per mettere alle spalle della difesa. Intercetta bene qui nella tre quarti avversaria. Buona qui la verticalizzazione. Occhio al cross nel mezzo. Si oppone al tentativo avversario, azione che sfuma. Davis. Intercetta il passaggio e recupera il pallone. L'arbitro non ferma il gioco, c'è il vantaggio. Che può controllare. Lancia a scavalcare la difesa. Azione interrotta, l'arbitro ha visto la posizione di offside. Si lamenta Pier, e direi anche giustamente. Voleva la palla prima, poteva andare in porta, eh? Chiara la posizione di offside. Accetta palla, vediamo se la sfruttano. Il cross verso il centro. Allora spazzato via bene dalla difesa. La mette in mezzo. Sarà di nuovo calcio in angolo. Opta per la soluzione ravvicinata. Prova il traversone sul palo lontano. La respinta non è definitiva, attenzione. Azione che non porta a nulla. Può segnare da lì. Grande intervento, ha risolto un problema bello grosso qui. Gran palla. Intercetta bene il traversone. Grande tempestività di questo intervento. Può
possibilità per la ripartenza. C'è l'intervento irregolare, sarà calcio di punizione. L'arbitro estrae il giallo e non è il primo della loro partita, per come si sono messe le cose potrebbe non essere l'ultimo. Devono mantenere la calma, Pierre. Interventi del genere non servono a nulla, eh? E servono solo ad allungare la lista dei cattivi. Contrasto pulito, sventa il tentativo avversario. Palla che esce, sarà palo laterale. Ancora 120 secondi alla fine. Vuole ribucare. Bravo qui il portiere sulla conclusione da sotto misura. Ha reagito in una frazione di secondo e ha sventato il pericolo. Batte lungo. Colpo di testa che non trova lo specchio della porta. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Lascia partire il tiro. Finisce il match, formazione ottima che deve lasciarsi al più presto alle spalle questa sconfitta. Difficile trovare un colpevole tra i vari reparti. Devono...